per quanto riguarda le scuole, il monitoraggio è partito ieri immediatamente dove c'erano e c'è l'utenza per i corsi extrascolastici, quindi dove ci sono i bambini, e abbiamo notato e oggi verificato che al di là di alcuni problemi fuori, quindi per quanto riguarda piante e i resede, non ci sono problemi strutturali, tant'è vero che stamattina abbiamo continuato in maniera molto sicura nelle attività previste all'interno, non all'esterno, e adesso invece facciamo il monitoraggio per tutte le altre scuole della città di Arezzo. È evidente che in alcuni casi ci sono delle situazioni non drammatiche, ma insomma da affrontare con grande serietà, questo sì. Detto questo, prima le persone, poi le cose, cioè ieri è stata una situazione in cui, dati i numeri anche dei ragazzi che erano presenti alle caselle, si potevano determinare situazioni un pochino più drammatiche di quelle che per fortuna ci sono, e ovviamente però il pensiero va a chi, quegli aretini che hanno subito anche danni personali, una decina ci sono, uno anche molto grave, quindi siamo vicini a queste famiglie in primo luogo, perché il pensiero per gli immobili è grande, ma insomma il pensiero per le famiglie che ieri potevano essere veramente coinvolte in situazioni di grande drammaticità viene prima ed è più grande ancora. Quindi la prima pensiero che abbiamo avuto subito, scappando ognuno dai propri uffici e immergendosi nell'acqua, perché così è stato, era quello di verificare immediatamente e soprattutto portare in sicurezza le persone che c'erano.